Ciao a tutti, io sono Roberto Marrocchesi, attualmente vivo in Lunigiana e ho cambiato casa da tante volte, sicché non è inutile fare tutta la storia della mia vita. Mi occupo di alimentazione naturale e di dietetica curativa su varie basi da circa 40 anni. E ho scritto alcuni libri, ne sto scrivendo alcuni altri. Il primo del quale mi sono occupato, che non è interamente opera mia, è Sugar Blues, il mal di zucchero, che portai nell'86 dagli Stati Uniti, dove vivevo. L'ho tradotto, commentato e ho aggiunto alcuni capitoli miei. Più tardi ho scritto ed è stato integrato da altri capitoli di altri autori, Latte e formaggio, un mito della civiltà, era il titolo originale, siamo nel 91, e più tardi nel 99 scrissi per un altro editore, Macrobiotica Moderna. Allora, la presentazione che faccio è su due argomenti che sono ancora di attualità, anche se non più di grandissima attualità. A me piace dire che sono un pochettino pioniere, nel senso che in molte cose mi sono fatto avanti prendendomi la mia bella scorta di pomodori addosso, dicendo cose che erano molto, come dire, alternative. Del resto sono della cosiddetta generazione dei sessantottini, per cui diciamo, c'è un pochino il callo a fare queste cose. Appunto nell'85, quando tornai in Italia, mi portai dietro Sugar Blues, che poi pubblicai con l'editore Macro Edizioni. Mi pare fu pubblicato nell'86, c'erano cartelli in giro per l'Italia, io sono di origine torinese, allora vivevo a Torino, c'erano cartelli in giro che dicevano testualmente, cartelli bianchi, manifesti pubblicitari, lo zucchero è pieno di vita, lo zucchero fa bene al cervello, forse lo ricorderete, era più o meno l'anno di Chernobyl, c'era anche questo cartello assurdo, ovviamente della italiana Zuccheri, dell'Eridania, eccetera, che poi faceva capo a quel signore che si chiamava Ferruzzi, che poi finì suicida per ragioni di soldi. Ma c'è anche una tragedia dietro allo zucchero, se vogliamo, no? Se pensate anche solo alla patria, qual è la patria della pasticceria moderna e della pasticceria europea? Vienna. Vienna è molto interessante, è anche la capitale della Sachertorte e dei pasticci. Siete mai stati a Vienna? Sì, è una città bellissima, il Walzer è meraviglioso. Se andate in un bar a Vienna, come si fa, perché poi è freddo, poi c'è dei bellissimi caffè, danzano, eccetera. Andate in un bar a Vienna, vi servono, voi abbinate il caffè. La cameriera arriva col caffè e un vassoio a questo modo di pasta alla crema. Ve lo mette lì. Ragazzi, chi resiste? Voi dite, poi io non l'ordino, saranno un omaggio, sono italiano, si sa, gli italiani, cioè, oppure no, è un omaggio del Bassi che vi servite, come io feci nel lontano, non ricordo più, anni 70, forse anche prima. Dopodiché la cameriera torna, ha già il conto pronto e fa, e conta le paste. Ovviamente le aveva contate, quelle che non ci sono le paghi. Quindi, al di là della battuta, questa è proprio una capitale, come un po' tutte le città europee, ma forse con una marcia in più, dello zucchero. Pochissimi sanno che un famoso viennese, un famoso austriaco, lo credevano tedesco, ma in realtà era austriaco, io lessi una sua biografia molto accurata, scrisse il suo capolavoro in una pasticceria viennese. E di quelle stesse paste alla crema se ne serviva a vassoi interi. Il suo capolavoro si chiamava La mia lotta, in tedesco Mein Kampf. Era un signore che dipingeva anche abbastanza bene, avesse fatto solo il pittore, non era un guaio. Il guaio è che mangiava di molto zucchero, sicché cominciò a creare delle elucubrazioni mentali particolari, aveva un'energia nervosa molto forte che era anche magnetica nei confronti della gente. Per cui è proprio l'energia. Allora la mia occupazione principale è stata quella, pur essendo io farmacista come titolo di studio, non quella di scusate un pochino poca voce oggi, non quella di occuparmi del lato scientifico, che è interessante ma non è il mio forte, ma di occuparmi del lato un pochettino emozionale, un pochettino anche intuitivo degli alimenti e della malattia. Un pochino come, ma con un'altra strada, da quello che ha detto l'amico prima, con Daviso
al 200% del famoso dottor Hammer tedesco, il quale in realtà usa un approccio molto scientifico, molto rigoroso, ma anche molto originale e totalmente condivisibile. Io ho usato l'approccio della dietetica e della medicina tradizionale dell'Estremo Oriente. Sono sempre stato molto attratto dalla medicina cinese, mi occupai di macrobiotica fin dagli anni 70, tuttora insegno nelle scuole di naturopatia dietetica su questa base, diagnosi orientale e così via, e mi è sembrato da subito che l'obiezione allo zucchero, prima ancora di essere scientifica, può esserlo, obiezione scientifica, può essere un'obiezione semplicemente intuitiva. Tant'è vero che ho incontrato nella mia vita fortunata alcuni saggi che non sapevano nulla di medicina, sciamani orientali, sciamani occidentali, e cioè nativi americani, cosiddetti pelle rossa, no? Sciamani africani e così via, i quali istintivamente insegnavano delle regole di vita, delle modalità di vita, curavano con metodiche molto eterodosse, non ortodosse, ma soprattutto a tutti quanti dicevano: non usate i cibi degli occidentali, non usate lo zucchero in particolar modo. Questo era basato non su evidenze scientifiche, ma su intuizioni. Lo zucchero è una sostanza innaturale. Quei cristalli bianchi, questa polverina strana non si trova in natura. Sì, proviene da piante, però naturalmente è una raffinazione del tutto artificiosa. Lo zucchero proviene da quelli, avete mai visto uno zuccherificio? Abbondano al di là dell'Appennino, nella pianura padana, nel bolognese, nel ferrarese, nel Rovigotto, in Veneto, in Lombardia, ce n'è una molto grande a Piacenza, eccetera. Lo zuccherificio è un'industria che puzza, è un'industria molto grande che produce ovviamente zucchero raffinandolo in genere dalla barbabietola oppure dalla canna. Il risultato finale è lo stesso, il saccarosio. Allora, lo zucchero è naturale in quanto è contenuto in tutte le piante, in misura diversa. Lo zucchero saccarosio è un disaccaride, no? C'è glucosio e fruttosio, e va bene, è contenuto in tutte le piante, dal riso alla banana, alla patata, l'uva. No? All'uva, hai voglia te, ce n'è parecchio. Quindi qual è il problema, qual è il male, tra virgolette? Io non sono tanto della filosofia dualista del bene e male. Il male è uno solo, che lo zucchero è raffinato e quindi butta via tutto il resto della pianta e c'è solo lui. Questo in natura non avviene mai. Il mito della purezza è un mito che quasi confonde il criterio scientifico con il criterio religioso. Uno pensa alla purezza, tra l'altro c'è un'identità, c'è un gemellaggio che possiamo fare nella mia conferenza di oggi, che sto improvvisando adesso, come vedete. Non leggo mai nulla. Ero già schifato quando vedevo Fanfani e i politici della mia infanzia leggere, ma non sanno dire nulla di su. Allora io non ho mai letto nulla, non ho mai preparato nulla. Comunque, il gemellaggio della purezza dei cibi bianchi. Allora, c'è quasi questa misconcezione moderna di più è bianco, più è puro, più è sano, più è santo. Allora l'abito bianco della sposa che dovrebbe esprimere, lasciamo perdere perché non è il caso, no. Oppure anche la purezza del latte bianco, i bambini, cosa c'è di più puro e perfetto? E così anche lo zucchero, è una fregatura, ragazzi. Io ti dico, è bianco dell'eroina, tutti quei morti, quei poveracci con la siringa nel braccio trovati nel cesso dell'ospedale, capito? Quella era pura, anzi sono morti perché era troppo pura. Quindi il male, se vogliamo usare questo termine un po' dualista, sta proprio nella raffinazione. In natura, se c'è una cosa sana, è prenderla come in natura. Qui avete preso la frutta dal banco, e che c'è di meglio? O il cereale, o il fagiolo, cioè un alimento come te lo dà madre natura. L'uomo a volte lo cuoce, lo mangia crudo, però sostanzialmente c'è tutto. Natura ha come una sua intelligenza dietro che ti mischia insieme minerali, proteine, carboidrati, acqua, che è sempre il componente maggiore, e così via.
Sì, preferirei alla fine le domande. Preferirei alla fine, perché poi perdo il filo, visto che sto... Ti ringrazio, poi tocca leggere, me lo scrive. E allora, questa purezza è proprio un mito fasullo. Una delle cose che scrisse il Bill Dafty, l'autore della maggior parte di Sugar Blues, è proprio quella di... pensate all'aria. Nell'aria, dice, c'è l'ossigeno. Ma quanto c'è ossigeno? Oh, il 20%. E il resto, azoto. E che serve l'azoto? A niente. Allora hanno provato a fare bombole di puro ossigeno per i piloti che vanno su in aereo, no, piloti militari, gli danno puro ossigeno, che tanto l'azoto non serve a nulla, però ingombra le bombole e lo spazio in aereo è costoso. Quindi, bene, cascavano. Perché? Perché si bruciavano i polmoni. Ci voleva l'azoto. Non serve a nulla? E chi l'ha detto che non serve a nulla? Lo dice la tua imperfetta scienza moderna. La scienza moderna è meravigliosa, ma è prodotta dalla mente umana, quindi è fallibile. Quanto sia efficace la scienza moderna, o quanto la scienza moderna assomiglia alle mode, ce lo dice anche solo, ve lo ricordate, era un bel filmino di un 10-15 anni fa, Forrest Gump. Sì, Nel Forrest Gump, lui che è un ragazzino un pochino particolare, non è che sia un genio, però è particolare. E i medici dell'epoca, seguendo la moda, e sottolineo la parola moda perché anche la medicina va a mode, proprio come la lunghezza delle gonne o le scarpe a punta e queste cose qua, volevano perfezionare, pensate che arroganza, volevano perfezionare la natura, perché la natura è imperfetta, la scienza invece, ah ragazzi. E allora che facevano? Mettevano delle stecche di ferro alle gambe dei bambini per fargli venire dritte. Sicché Forrest era un ragazzino che aveva anche delle buone gambette, però magari non so, le aveva un pochino storte. Gli hanno messo le barre di ferro alle gambe. Sto povero bambino andava, non come lo zombie che diceva lui prima, a questo modo. Fino a che dei ragazzacci lo inseguono e lui deve correre. Si mette a correre talmente veloce che le stecche di ferro volano per aria e lui... Da allora si scopre un grande maratoneta, capite? Allora, prima o poi credo che scriverò almeno un articolo, oppure un libro, se trovo il tempo, sulla pseudo-religione della medicina moderna. La scienza è meravigliosa, la pseudo-religione della medicina moderna. È un po' riprendere il concetto che ha detto lui, il dogma, e cioè, religione vorrebbe dire creare una serie di dogmi ai quali credere ciecamente per fede. Probabilmente, non entro assolutamente nell'argomento della religione, delle religioni, che è impegnativo ed è qualcosa di molto personale. Però la scienza moderna dovrebbe essere laica, dovrebbe essere immune e dovrebbe essere oggettiva. Ebbene, non lo è. Uno dei miei maestri fu un dottore americano, era un, come si chiama, quelli che fanno nascere i bambini, ostetrico. Era un primario di ostetricia di un ospedale di Chicago, nei miei 7 anni d'America. E lui era un forte polemista, si chiamava Robert Mendelssohn, e questo forte polemista scrisse dei libri, dei quali il primo si intitolava Come far crescere un bimbo sano alla faccia del vostro medico, a dispetto del vostro medico. La dice lunga. È sul suo libro che ho letto per la prima volta quella frase che ho sentito ripetere poco fa del ci sono meno decessi quando i medici dell'ospedale sono in sciopero o l'ospedale è chiuso, qualcosa del genere. Robert Mendelssohn era un forte avvocato del fate nascere i bambini a casa, cosa che in America avviene molto di più che in Italia, grazie al fatto che, vedete il paradosso, l'assistenza medica gratuita non esiste e quindi un bimbo vi costa minimo 10.000, che vada tutto bene, se poi è un cesareo si va più vicino ai 50.000, quindi la gente lì, mica è fessa, fa nascere i bambini a casa, magari chiamano la nonna o l'ostetrica. In ogni caso la tematica era quella dietetica. Naturalmente la credenza che zucchero e latte fossero qualcosa di molto simile a un sacramento della chiesa della medicina moderna era molto radicata. Io ci sono cresciuto, io sono cresciuto a zucchero e latte. All'età di 7 anni ero già stato sotto i ferri 3 volte, 4 volte per varie problematiche. Una fu un trauma, un'altra fu un'ernia, un'altra fu
le tonsille adenoidi che si levavano per moda ai bambini, ora non le levano più. Cosa è successo a tutte queste tonsille adenoidi? Evidentemente le curano in maniera molto meno traumatica. Quindi medicina moderna va a mode. Il guaio è che quelle mode non sono una questione di lunghezza del camice bianco o delle scarpe, degli zoccoli degli infermieri. Sono mode che costano sangue, costano sofferenze, qualche cosa anche di più. Quindi la moda della medicina moderna rispetto all'alimentazione è stata: avete bisogno delle proteine. Ci fu un tedesco negli anni 850, così, si chiamava Liebig, quello del brodo. Gli hanno dato il nome del brodo, del dado da brodo, e che disse che la prima sostanza più importante degli alimenti, che si identifica con la stessa sostanza chimica organica del corpo umano, è la proteina, chiamata così dal greco, protos vuol dire primaria importanza. Quindi, poiché sei fatto di proteine, te devi mangiare tante proteine, da cui la carne o il brodo di carne o il dado da brodo, eccetera. Peccato che la mucca, che è fatta di carne, non ne mangi mai. Come si spiega sta cosa, no? E Liebig è morto senza spiegarlo. Poi più avanti, l'altra famosa leggenda dello zucchero che fa bene al cervello. Vediamola un pochino più da vicino questa cosa. Qui so che sto parlando a un pubblico già edotto e già simpatizzante, quindi probabilmente sarà una ripetizione di quello che già sapete. Però in sostanza è questo, e cioè gli zuccheri nel corpo umano sono presenti a livello del sangue cellulare come una sorta di carburante, si chiama glucosa. Quegli zuccheri derivano dall'alimentazione, ma in particolare di zuccheri in varie forme, o come amidi o come zuccheri direttamente, sono ricchi gli alimenti, sì però quali? Gli alimenti vegetali. Gli alimenti animali, tranne il latte, che comunque non ne ha un granché, non hanno zuccheri. Pertanto il nostro fabbisogno del più fondamentale ingrediente biochimico per la nostra energia viene dal regno vegetale, non dal regno animale. Quindi il povero Liebig aveva già preso una strada sbagliata con la storia delle proteine. Evidentemente la trasformazione, la trasmutazione degli alimenti nel nostro sangue, comprese le nostre proteine, passa dal regno vegetale. E va bene. Allora, lo zucchero è un ingrediente vegetale, vegetalissimo, si ottiene dalle piante. Però, visto che ho iniziato con l'accostamento alla funzione energetica degli alimenti, perché quello serve lo zucchero, a quello serve lo zucchero, allora devo andare avanti su questo. Facciamo un paragone, facciamo il paragone con noi e una stufa. In realtà una stufa produce calore ed è una forma di energia molto importante. Gli alimenti producono calore, ma anche molto di più, fanno proprio girare la macchina, come una specie di carburante. Quindi il sistema nervoso pensa in virtù di molecole di alimenti energetici, cioè gli zuccheri, che lo alimentano. In particolare il cervello elabora, io credo, un 70%, se non vado errato, degli zuccheri che noi utilizziamo. Quegli zuccheri però possono provenire da varie fonti. La medicina moderna, poiché si basa su un aspetto scientifico molto netto, molto chiaro, ma secondo me molto limitato, la chimica organica, la biochimica, ha isolato, fa che chiamarli sotto una categoria ben precisa, i carboidrati, e non fa grandi differenze. Per la medicina moderna ci sono carboidrati, le patate, il riso, l'uva, l'arancia, sono ricchi di carboidrati i fagioli, le piante in genere. Nel latte c'è un carboidrato famoso, il lattosio, nelle carni non ci sono carboidrati, ma sono tutti carboidrati. Ora, la prima obiezione, già, questo è già parte del linguaggio, secondo me, religioso o pseudo-religioso della medicina moderna, e cioè quello di distaccarsi dalla massa e fare vedere che questa casta sacerdotale, che del resto indossa questi paramenti, persino una roba appesa al collo, usa un linguaggio strano, un po' come il latino dei preti di una volta, scrive in maniera incomprensibile. Io sono farmacista, lo so, adesso le fanno per fortuna al computer, ma una volta leggere le ricette, no, quando ero studente
e praticavo in farmacia, leggere le ricette dei dottori era veramente un casino e molti errori sono stati fatti perché scritte male, scritte illeggibili o interpretate male. In ogni caso, per il medico sono carboidrati, un carboidrato è un carboidrato, cioè serve a produrre energia. Ma attenzione, ci sono carboidrati semplici e carboidrati complessi, poi in ogni caso, voi, noi, il pubblico, qui non ci sono esperti del settore medico-sanitario, l'avete mai visto un carboidrato? Eppure la gente mi viene magari nelle mie consultazioni individuali o nelle mie lezioni e dice, ma scusi, ma i carboidrati? Io parlo di patate, di arance, di riso, di banane, di purea, ma non di carboidrati. Potrebbe anche non essere vera questa cosa. Quello che voglio dire è che stiamo riducendo la natura degli alimenti a un aspetto, cioè l'aspetto chimico o biochimico. Capite? Non è così. L'alimento è tale proprio perché ha una personalità e individualità. Lo dirò ancora dopo quando parlo, se riesco a trovare il tempo, dei latticini. Il latte di mucca e il latte umano, se permettete, sono ben diversi. Ogni donna dovrebbe sentirsi orgogliosa di avere il latte umano, che non è il latte bovino, che non è il latte di capra, eccetera, eccetera. Quindi, lo zucchero è un prodotto di raffinazione, un prodotto altamente raffinato, industriale. Noi veniamo da un'epoca in cui la chimica era portata a altissimo grado di stima e di apprezzamento. Io ricordo quando mi iscrissi all'università nei lontani primi anni 70, un mio compagno di liceo che andava a chimica e tutti si sapeva che chimica era una facoltà dove ti facevano un corso così e quindi si evitava accuratamente. C'era una facoltà come medicina con 5.000 iscritti, chimica erano in 50 al primo anno, che al secondo diventavano 20. E lui camminava proprio 10 centimetri dal suolo, perché io sono un chimico, la chimica è tutto. Pensate in 30-40 anni come è cambiato questo concetto. Il concetto adesso, quando si dice la parola chimica, la gente fa, c'è mica della chimica lì dentro, capito? Cioè, si è rivoluzionato, perché a nostre spese abbiamo capito che la chimica non è tutto e ha commesso dei grossi svarioni. Fondandosi solo sulla filosofia della chimica ci siamo avvelenati un po' tutti. La chimica uccide, aveva le migliori intenzioni, ma il Tao insegna che le migliori intenzioni, e anche la Bibbia tra l'altro, che le migliori intenzioni lastricano poi le vie dell'inferno. E così anche la storia dello zucchero. Lo zucchero bianco, così si fa. Oh, grandioso. Grandioso. Vai, vai, che non c'è zucchero raffinato. Allora, avevo iniziato, e poi mi sono perso, come faccio spesso, col rapporto del nostro corpo con una stufa o una macchina che consuma un carburante per produrre energia da utilizzare in vari modi, scaldare e anche altri. Bene, immaginate di caricare la vostra stufa a legna. La caricate, l'ho fatto ieri da amici dove stavo in Veneto, questa stube molto bella, molto grande, la caricano due volte al giorno, con una cassetta di legna grande come la cassetta di frutta. Scalda tutta la casa. La mettono dentro e non ci pensano più. La stuba è molto grande e quindi la sua massa fa sì che conserva il calore e irradia per tutta la casa. Avete mai fatto il fuoco con un cestino di carta? Oppure con la proverbiale paglia? Fa una bellissima fiammata. Quanto dura? 10 secondi, 50 secondi, 30 secondi, capito? Un minuto, via. Fuoco di paglia è un'espressione che tutti conoscono, in italiano per dire un bel fuoco ma che dura nulla. Ma la biologia dello zucchero bianco, del saccarosio, è quella lì. E cioè, se tu alimenti il tuo organismo con lo zucchero bianco, e lo zucchero bianco non fa nessuna differenza, è solo più colorato, è solo più politically correct, fa una bella fiammata e fa freddo di nuovo. Si è spento tutto. Questo cosa vuole dire? Che il tuo organismo, che deve bruciare costantemente un pochino di questo carburante, ne chiede altro. E quindi è un meccanismo di dipendenza. È il meccanismo che fa sì che quando vai al bar
a farti il caffettino con i due cucchiaini o più, o la pastina, o la barretta di cioccolato, o il cannolo, il bombolone, si usa di molto in Toscana, eccetera, tu sei costretto a tornarci. E i bar marciano su quello, e le pasticcerie. C'è un meccanismo particolare che si chiama ipoglicemia, carenza da zucchero, che è dovuta allo zucchero, ed è, e si manifesta all'ora della merenda, quando l'energia della milza e del pancreas comincia ad andare giù, è anche il momento più distante dai due pasti, dal pranzo e dalla cena. Le persone hanno fame e si sentono calare l'energia, calare le forze, quindi vanno a fare il pieno, immediatamente stanno meglio. Ma perché? Perché hanno dato un'altra fiammata di zucchero a questo organismo che così è viziato, è drogato, perché la parola giusta è drogato. Quindi lo zucchero, il titolo Sugar Blues è mio, cioè per, no, il titolo Sugar Blues è di Bill Dafty, io l'ho tradotto in italiano Il mal di zucchero, perché mi è sembrato il più adatto, no? Quando feci il libro. Vuole dire lo zucchero è un dolce nemico. C'è un proverbio taoista che dice: il tuo miglior amico è sovente il tuo peggior nemico. Questo è bivalente, no? E vuole dire: magari una persona ti vuole bene, tu ti ammali, vieni all'ospedale, che fa? Ti porta i cioccolatini, sempre quelli di Forrest Gump, che non sai mai cosa ti puoi aspettare. Così facendo, tu stai peggio, magari muori caricandola un pochino, eppure era il tuo amico, può anche darsi. Al contrario, il tuo peggior nemico sovente può essere quello che mette il dito sulla piaga del tuo peggior difetto, e quindi magari non lo vuole, vuole distruggerti, ma ti dà una mano se tu impari la lezione che cerca di insegnarti anche non volendo. Questo è un pochettino il paradosso taoista, ma non entriamo né in religione né in filosofia in questo momento. Semplicemente la gente è agganciata come un pesce all'amo allo zucchero bianco. Lo zucchero bianco, o di canna che sia, e il dolce, la dolcezza della vita, è qualche cosa che non si riesce mai a porre un freno, porre un limite. Anzi, è sempre di più. Una delle cose che mi colpì di più quando tradussi il libro è, in Italia, questi sono dati che aggiunsi io perché lui si occupava dei dati americani, in Italia negli anni 70 dell'Ottocento, cioè circa più di 100 anni fa, oramai sono 150, il consumo pro capite di zucchero era sui 3 kg pro capite all'anno. Negli anni 1970 il consumo pro capite è diventato sui 28-30 kg, vale a dire decuplicato. E poi mi vengono a dire: ma sei sempre mangiato così? Non è vero, la dieta è una costante mutazione, un costante cambiamento, è una costante evoluzione. Dice: ma io sono italiano. Ah sì, allora se sei italiano mangio la dieta degli antichi romani. Bene, mangi il faro e la cicerchia, e che so, capito? Quindi grosse fesserie. Quando avevo i figlioli piccini avevano il libro di storia e si vedeva Giulio Cesare o i senatori, quelli che indossavano il lenzuolo lì, e avevano gli spaghetti al pomodoro. Peccato che gli spaghetti sono cinesi, il pomodoro è sudamericano, sono arrivati in Italia da pochi secoli, quindi vedete la grossolanità di certi dogmi. Ancora mai. Allora, lo zucchero è veramente un crimine. Si può discutere su la liceità e la salubrità e anche l'etica di alimenti come la carne, come il formaggio, eccetera, ma lo zucchero non è nulla di tutto ciò. Lo zucchero bianco è un crimine dell'industria moderna, non è un alimento, è un non alimento. La fregatura, la trappola è che è buono, è che quella dolcezza è una trappola, è una droga, e una volta che lo prendi esso mimica, finge di essere il tuo glucosio e influenza moltissimo il tuo cervello e ti dà il flash, proprio come la droga. Se poi pensate che alimenti come il sale, che di tradizione ne ha un po' di più, poi si può condannarlo o no, hanno l'IVA del 4%, del 20%, e alimenti come lo zucchero hanno l'IVA del 4%, come a dire che lo Stato è il pusher principale di questo alimento. Cioè lo Stato vuole che consumi zucchero, del resto costa poco e produce tanto profitto.
ma con lo zucchero è necessario fare un atto di forza, proprio staccarsi, perché ti induce a mangiarne sempre di più. Vi fo un esempio pratico. Quando si era poveri, ma forse più sani, la dolcezza accompagnava i giorni di festa. E allora il dolce di festa era tipo il pan di Genova, no? Ma quello originale, che era nient'altro che un pane con dentro un po' di uvetta, o magari qualche noce, qualche uvetta. Il panettone credo che sia nato così. Guardate un po' com'è il panettone adesso. È una mostruosità con la nevicata di zucchero a velo sopra e dentro c'è pure il ripieno di gelato al cioccolato. Cioè, come a dire, più è zuccherato, meglio è. Capito? Quindi il male non è tanto l'ingrediente in sé, che comunque è già un male, quanto usarne delle dosi eccessive. Se noi analizziamo gli alimenti, dalla frutta al riso, alla pasta, al pane, c'è una traccia anche importante di saccarosio e di glucosio e di fruttosio, eccetera. Ma non è mai da solo, non è mai raffinato, non è mai lavato chimicamente, decolorato e così via. Questo è il dramma dello zucchero. Comunque, sullo zucchero, da quando uscì il libro, mi risulta che sia ancora un alimento molto popolare, però che in alcune scuole, in certe situazioni, in molte famiglie, lo zucchero si è messo all'indice, tant'è vero che la pubblicità molto spesso si picca di questa cosa, senza zucchero, però ai noi c'è la fregatura pure lì. La fregatura è i dolcificanti sintetici, che sono di gran lunga peggio. Allora, quando leggete senza zucchero, alla larga ragazzi, perché c'è dentro l'aspartame, e quello è cancro. C'è dentro la saccarina, dietro, eccetera, e quello è cancro garantito. C'è dentro, o come minimo, c'è dentro delle sostanze, sì, sucralosio, xilitolo, eccetera, eccetera. Ce n'è diverse dozzine. L'acesulfame, sono tantissimi. Fanno vedere il cancro del cervello. Sì, sì, fanno Certo. Eppure mi risulta che non ne hanno messo fuori legge neanche uno. Produttori erano in combutta con i vicepresidenti. Certo, siamo sempre lì, quello che diceva lui prima, gli interessi economici viziano tutto qua. Quindi la nostra migliore scommessa è continuare il lavoro che facciamo e farlo meglio e farlo più ad ampio spettro ed essere sempre più chiari. Cioè è un lavoro di educazione. Io lo dico ai miei allievi di naturopatia. Non mi dicono, e quando aprirò un ambulatorio? Cosa apri tu? Un ambulatorio? No, tu non apri proprio niente. Tra l'altro la legge a noi altri ci bastona, quindi tu non puoi né fare, piuttosto fai l'estetista, almeno puoi spogliare la gente nuda, massaggiarla, gli fai che ti pare, ma se tu fai il naturopata puoi parlare. E sta attento a quello che tu dici, perché se te tu gli consigli delle cose, legalmente, tecnicamente potresti anche essere, eccetera. Quindi, sostanzialmente, la parola dottor, che vuol dire? Vuol dire insegnante. Cosa insegna il medico oggi alle persone? Un bel niente, li chiama pazienti, cioè quelli che patiscono e subiscono. Questo non è corretto. Il medico vero, il medico ippocratico è un insegnante della vita naturale. E il medico moderno tradisce completamente questo concetto, non lo fa per nulla. Anzi, ci tiene a che le persone siano ignoranti, che siano pazienti, quindi zitti, subiscano in silenzio possibilmente, senza lamentarsi troppo, se no ti fa l'anestesia, così tu stai zitto. Quindi questo non funziona. Allora, sullo zucchero, sui cibi, sullo stile di vita, dieta vuol dire stile di vita, quello che tu mangi influenza quello che sei, quello che pensi, quello che fai. Non dieta vuol dire carboidrati, proteine, calorie e dimagrire, no, questa è una fesseria. Dieta dal greco vuol dire stile di vita. Quindi la tua dieta influenza la tua vita, determina la tua vita. Il medico, l'insegnante, il dotto, questo deve insegnare. E quindi è suo dovere insegnare che lo zucchero bianco raffinato o anche lo zucchero di canna sono dei falsi dolci. La vera dolcezza nella vita è negli alimenti naturali, nella frutta, nella verdura, nei cereali, nei semi, nelle noci, o anche nei rapporti umani, che non è niente male, pure quella. E quindi questo è il discorso sullo zucchero. Per quanto riguarda, adesso non so come tempi, come sono, io sforo, vado a ruota libera, quindi non ho una scaletta. Un'altra mezz'ora, hai voglia.
Sennò si fa di vediamo se regge la rigida. No, no, va bene. Per quello che riguarda il gemellaggio dei cibi bianchi, volevo parlare, naturalmente è solo, ho scelto questo, ma anche in virtù dei miei vecchi libri, ma potrei parlare anche di altre cose. Latte e latticini. Latte e latticini sono un pochino, secondo me, la vacca sacra dell'estremo occidente. Avendo delle basi nella medicina orientale, ho visto che in quelle culture là tradizionalmente i latticini non si usavano, anche perché la mucca era un animale più che altro da lavoro, era il loro trattore per arare i campi, e quindi era un membro della famiglia. Quando moriva di morte naturale, basta, c'era poi un'altra mucca che si prendeva per arare il campo di riso, eccetera. Ora, il latte della mucca ha una biospecificità tutta sua, cioè il latte di mucca e il latte di capra sono già due cose diverse, il latte di donna è un'altra cosa ancora, il latte di balena, di asina, di cammella, eccetera, è una biospecificità molto alta. Che cosa è il significato della parola nutrire? Vi do la mia definizione. La mia definizione è nutrire uguale amare. O se preferite, potevo provocarvi di più e dirvi cosa ne pensate dell'amore, cosa vuol dire amare. La mia risposta è vuol dire nutrire. Le donne in questo sono grandi maestre. Esse concepiscono la vita facendo l'amore, la vita cresce in loro e la nutrono direttamente con il loro stesso sangue. Poi nasce, è un trauma, è una cosa sanguigna, violenta, ma deve essere così, taglia eccetera, poi immediatamente se lo riattacca, se glielo lasciano fare, si riattacca e continua a nutrire e ad amare in un'altra forma, col seno. Il latte non è altro che una trasformazione del sangue, tranquillo. Anche quello deve giungere al termine, altro distacco, altri strilli, altri piccoli o grandi drammi, e la donna istintivamente sente che la sua missione di amare può proseguire in un altro modo. Di solito lo fa con la cucina, è il suo modo di amare. Io ho notato quando ero scapolo, sono stato molto a lungo, che se piace a una donna ti dice vieni ti faccio, ho fatto una cosina per te da mangiare. Vuol dire che gli interessi, perché è il suo modo di esprimere amore. Al contrario, se a me piaceva una ragazza la invitavo al ristorante. Ma questo è il modo degli uomini, no? E vabbè, comunque è uno stile mio. Nutrire quindi vuol dire amare. Quindi, molto importante, quando la femmina di mammifero, dovrebbe essere la specie più evoluta, no? Il genus più evoluto, i mammiferi, nutre il suo piccolo, gli dà contemporaneamente le sue stesse cellule sotto forma di latte e il suo amore. Però c'è diversi gradi di amore. In medicina orientale, non solo in medicina, in spiritualità orientale si parla dei sette chakras, che sono sette centri energetici, che grosso modo corrispondono, interessante, in medicina moderna, alle ghiandole endocrine principali e anche ai plessi sanguigni e nervosi principali del tronco umano. In particolare il chakra, dove sono i seni femminili, come tutti sapete, coincide con quello del cuore. Ora, in medicina moderna il cuore è una pompa di sangue, ma in poesia moderna e in arte moderna, in musica moderna, tipo anche le canzonette di Sanremo, il cuore è la sede dei sentimenti, dell'emozionalità e del famoso amore, che secondo me è qualcosa di molto di più della pompa del sangue. Ebbene, quando una donna nutre il suo piccolo, lo nutre da questo centro qua. La mucca lo nutre da un centro qua, ma se ne sta lì a ruminare, intanto il vitellino che gli dà le capocciate nel vento. Ma la donna umana, lo sono tutte mi risulta, nutre il suo piccolo contemporaneamente di amore e di latte, di proteine, zuccheri e tutte quelle belle cose lì, e di affettività e di qualità umana. Pertanto, quando con la rivoluzione industriale, seconda metà dell'Ottocento in Europa e in Italia, particolarmente a partire da Torino, Milano, il triangolo industriale, si è voluto, tutte le mani d'opera
che c'erano anche i bambini, anche le donne in fabbrica, perché allora forse erano tempi migliori, c'era un grande bisogno di operai, minimo 16 ore al giorno per tutti, adesso al contrario fanno i robot, anche la guerra fanno i robot, e era necessario prendersi le donne persino quando avevano i figli, e ne avevano parecchi, e ne avevano e li allattavano a lungo. Quindi cosa si sono inventati? Si sono inventati che tanto è bianco, buono è buono, e diamogli il latte di mucca a sti bambini. Anzi, gli scienziati più avanzati di allora avevano già formulato, perché il latte di mucca non era proprio digeribile così com'è per i piccoli umani, lo avevano umanizzato, e ancora c'è in farmacia, no? Lo so, sono un farmacista, no? In polvere, il latte in polvere, che cos'è? Umanizzato, a dire che appunto il latte degli altri animali non è umano, e giustamente essi non sono umani, questo non li sminuisce, anzi, però non sono umani. Però umanizzare, la scienza moderna così perfetta riesce proprio a umanizzare, e se fosse un altro stecche di ferro per le gambe come per Forrest Gump, secondo me lo è, perché il latte umanizzato è niente altro che stravolgere anche la natura della mucca per renderla simile a quella dell'essere umano, e non riuscirci affatto. Però questo è quello che viene dato ai piccoli umani, cioè il latte di animali, il latte di mucca. Allora, prima ancora di arrivare ai criteri scientifici che ci sono, perché il latte umano è molto meno ricco di proteine e di calcio che il latte bovino. Perché? Se ci fate caso, il vitello bovino in un anno è adulto. C'ha già le corna, pure se non è sposato, c'ha gli zoccoli, tutto quanto. Ha sviluppato un'enorme quantità di ossa, quindi il calcio, ha sviluppato robusti muscoli. Il piccolo umano, dopo un anno, è ancora, no? Un cosino che corre in giro, ha ancora parecchia strada da fare. In compenso, il latte umano è molto più ricco di uno zucchero che è quasi del tutto carente nel latte vaccino. Uno zucchero affine al glucosio, della famiglia del glucosio, uno zucchero monosaccaride a 6 atomi di carbonio. Questo significa che il latte umano è specifico per lo sviluppo del sistema nervoso umano, il quale nel bene e nel male è specifico per la razza umana. Ci ha fatto fare anche dei grossi errori, ma ci ha fatto anche essere, come dire, la cosiddetta razza dominante del pianeta. Allora, io credo che l'uso del latte, per il semplice fatto che sia bianco, è buono, tra virgolette, cioè simile, ma non uguale. Non so se avete mai assaggiato il latte umano. Il latte umano? No, lo so, ma... Io sì, ecco, ma non me lo ricordo. Coscientemente. Però so più, tutti no, perché io no. Io l'ho fatto molto dopo e non ero un lattante. L'ho fatto per ragioni scientifiche. E devo dire che è straordinariamente più buono e dolce del latte bovino, perché ha meno calcio e proteine e ha più zuccheri adatti e specifici allo sviluppo del sistema nervoso umano. Pertanto l'uso del latte umano è assolutamente da incoraggiare anche per lungo tempo come primo alimento, il vero alimento perfetto. Definire il latte bovino o di capra, o di bufala, o di cammella, o di dromedaria, o di balena, o di delfina, eccetera, come l'alimento perfetto e l'alimento completo, è un totale crimine. E questo sta venendo fuori. Poi ti tirano fuori un sacco di balle della serie, appunto, dogma, della serie pseudo-religiosa. Il calcio, il latte fa bene alle ossa. Non c'è mai stata un'evidenza clinica, che ci crediate o no, ma questi sono dati scientifici, che abbia provato che per irrobustire le ossa serva, non importa da quale fonte, prendere più calcio. C'è una, nel libro Latte e formaggio, l'ho riportato, è già un dato vecchio degli anni 80, fu fatto uno studio sulla incidenza percentuale dell'osteoporosi tra le donne estremo orientali, diciamo le cinesi, giapponesi, coreane, e le donne europee.
mediamente la donna orientale introduce nella sua dieta il 10% del calcio che introduce la donna occidentale. C'è da aspettarsi che l'osteoporosi sia 10 volte più diffusa. L'esatto contrario. L'esatto contrario. Addirittura uno studio fu fatto negli anni 80 in Italia, comparando la dieta allora diversa, adesso si sono quasi ugualizzate, tra l'estremo nord e l'estremo sud. Fu fatto una campionatura di un paio di centinaia di donne dell'Alto Adige e Friuli, zone dove c'è molte mucche e molto buon latte.